Monsters & Company, un altro successo firmato Pixar, e Disney di conseguenza spreme questo brand su vari merchandise fino ad arrivare nel mondo videoludico. E così abbiamo tra le mani Monsters & Company L'Isola dello Spavento, uscito nel 2001 in Europa e America per PlayStation 1 computer e nel 2002 per PlayStation 2, sviluppato da Artificial Mind & Movement. La trama. Mike e Sunny sono stati scelti da Waternoose per l'addestramento alla Monsters & Company, per diventare dei spaventatori professionisti. Sunny è emozionato, è pronto per cominciare, mentre Mike è nervoso. Qui sentiamo una frase interessante detta da Sunny. Rilassati, Mike, ricordati cosa ci è successo il primo giorno di università. Ti prego, non ricordarmelo. Sì, d'accordo, ma non voglio che succeda un altro finimondo del genere. Ci è voluto un intero semestre per ricostruire il dormitorio. Non ti avevo detto di non ricordarmelo! Oh mio Dio, questo gioco si colloca come prequel del primo film. E secondo me ai tempi la Pixar aveva già qualche idea al riguardo con questa università. Vero? Comunque, il nostro duo preferito entra nell'edificio con la segretaria proveniente dal film e ci spiega che per diventare la super squadra spaventi devono superare 15 prove per poter guadagnare un posto al reparto spaventi. Così incomincia il nostro addestramento nell'Isola dello Spavento. Bello il gioco di parole, eh? Siete stati inseriti in questi corsi di addestramento perché potenzialmente potete diventare uno... Gameplay. Parto col dire che la versione PlayStation 2 ancora non la possiedo. Quando lo avrò, metterò la mia recensione con un voto nei commenti di YouTube. Tornando alle versioni PlayStation 1 e computer, sono identiche. Cambiano solo il layout dei controlli, per i modelli 3D invece sono fatti bene e ben curate anche nelle texture. Certo, non si sta gridando al giocone incredibile, però non bisogna ignorare certe cure nei dettagli. Come quando il duo sblocca la possibilità di utilizzare il trampolino, si nota che sono ben fatti. Basta notare Mike che si guarda attorno con il suo occhio. La versione computer, il framerate è molto stabile e non ha rallentamenti. Rispetto alla versione Play 1, ogni tanto li ha. Giocherete nei panni di Sullivan e Mike Wazowski, prima di entrare in un qualsiasi livello. Partiremo dalle basi, dentro la struttura dell'addestramento, con Waternoose che ci spiega le meccaniche del gioco. X per saltare, in doppio salto si preme due volte X, con Mike... Oltre a un doppio salto, tenendo premuto per la seconda volta X, incomincia a fare Yoshi. Quadrato per colpire giocattoli e casse di legno. Dove ho già visto qualcuno che spacca casse di legno? Mike e Sunny hanno un balzo speciale, con la combinazione premendo X per il salto e poi quadrato per distruggere le casse di metallo. Dove ho già visto qualcuno che distrugge casse più resistenti con più forza? E infine triangolo per vedere quante medaglie hai raccolto e per vedere anche l'indicatore della tua vita. A proposito di medaglie, abbiamo tre tipi di medaglie. Bronzo, argento e oro. Per ottenere la medaglia di bronzo bisogna spaventare questi bambini robot, chiamati anche nervi. Premendo ripetutamente i tasti richiesti, caricano la barra dello spavento. Una volta arrivato al limite, Mike o Sunny farà lo spavento finale. Hanno più di uno spavento finale e alcune divertenti. Il nervo ha un colore diverso che non è solo per dare un po' di varietà, ma dona un minimo di impegno in più nel premere altri tasti richiesti ripetutamente. Ma non li puoi spaventare già da subito, perché vi servirà la merma primordiale, che sono di colore verde e rosso. Quello verde carica di poco la barra, mentre la melma rossa carica di più la barra. Questa barra è un indicatore di paura, dove più raccogliamo melma, più possiamo attivare i colori partendo dal viola fino al rosso. Ogni colore, una volta acceso, potremmo spaventare i nervi in base al loro colore. Se attiviamo barra blu, spaventiamo i nervi blu, e così via. L'obiettivo è di ottenere tutte e tre le medaglie che ho citato prima. Le medaglie di bronzo si ottengono spaventando 5 nervi. Le medaglie argento si ottengono prendendo
fondendo tutte le monete Monsters & Company, e medaglia d'oro spaventando tutti i nervi del livello. Completato l'addestramento base, troveremo altre tre zone: deserto, ghiacciai e città. Ogni zona ha 4 livelli a tema e farete un buon backtracking, perché dovrete sbloccare elementi che prima erano inutilizzabili. Ad esempio il trampolino viene sbloccato se ottieni tutte le medaglie di bronzo nella zona città, in tutte e 4 le aree. Stessa cosa nel deserto, sblocchi le frecce turbo e infine tutte e 4 le medaglie di bronzo nella zona ghiacciai con la super impennata. Con questi 3 elementi sbloccati potrete completare al 100% il gioco. Ma ci sono dei problemi di mappatura e fisica dei salti di saliva, che permettono nel livello il mercato e l'oasi di completare al 100% senza aver sbloccato gli elementi di gioco. E come in tutti i giochi Play 1 Disney basati sui propri film, anche qui troveremo spezzoni del film Monsters & Company, molto graditi, che servivano all'epoca per invogliare i ragazzini nell'acquistare il film in videocassetta o DVD. Come nemici troveremo giocattoli pronti a farci del male durante il nostro percorso. Se perdiamo una barra energia, la possiamo recuperare con le patatine, e se perdiamo una vita le ritroveremo sparse nel gioco. Al termine dei 4 livelli, con le medaglie di bronzo, Randall ci sfiderà a una gara di corsa a tema dell'area. Avremo 2 obiettivi: raccogliere un massimo di monete Monsters & Company e arrivare primi alla gara. Ottimo per spezzare un po' il ritmo nel incominciare le zone successive. Musiche e comparto sonoro. Ci sono alcune musiche molto belle da ascoltare e che danno una caratterizzazione al livello. Altre invece sembrano fuori luogo, come nel livello La Piramide. È troppo da musica tipica dei videogiochi di sopravvivenza. Gli effetti sonori ci sono alcuni normali e altri invece fastidiosi, come i colori nel livello Oasi. Per quanto riguarda invece il doppiaggio è bellissimo. Troviamo quasi tutto il cast proveniente dal film, tranne quella di Sullivan. Non sono sicuro che sia lo stesso doppiatore. I pro e contro. Spezzoni dei film, ottimo doppiaggio italiano, personaggi 3D animati bene, platform semplice, le sfide di Randall sono ottime per spezzare un po' il ritmo, la versione PC ha animazioni fluide, musiche ben fatte. Nei contro, alla lunga può stancare, sempre a dover ripetere lo stesso modus operandi del gioco, ovvero raccogli un tot di melma, spaventi il nervo, è sempre lo stesso metodo. Andavano sistemati molti elementi di gioco, come ho detto prima, il salto di Sullivan è veramente da rompere il gioco, e la versione PlayStation 1 le animazioni sono meno fluide, o meglio il frame rate è meno fluido, perché ogni tanto rallenta, alla lunga può dar fastidio. Un altro contro è che il gioco ha pochi contenuti. Sì, ok, ci sono le medaglie da raccogliere, nervi da spaventare, c'è qualche elemento puzzle nel gioco, ma non ti fa sentire soddisfatto. Cioè, ne vorresti di più di elementi in gioco. Ad esempio, basta vedere i giochi di Crash Bandicoot o di Spyro, lì, soprattutto Spyro, lì te ne dà di contenuti. Comunque, gli amici di Nerd dà come voto alla versione PlayStation 1 un 6. La versione computer un 6,5. È stato uno dei videogiochi che ricordo con più affetto, soprattutto nella famosa demo PlayStation 1 della Disney, Vivi la magia Disney, con le 3 demo giocabili e un 3. Prima o poi porterò sul canale YouTube il gameplay della demo Vivi la magia Disney. Comunque, da Pixel 9 è tutto. Se volete supportare il nostro canale, leggete la descrizione e vi saluto. Ciao!